La Madonna della Stella è un santuario rupestre che è in parte scavato nella roccia. Pensate, è molto antico, risale al 1308, perché su quel luogo prima, più in basso, dove c'è il bivio per andare verso quella vallata, la Valle Noce chiamata, c'era un piccolo insediamento benedettino con una chiesa e un convento chiamato San Benedetto in Faucimus e era dipendente dall'abbazia di San Pietro di Ferentillo. A un certo punto i frati vengono espropriati del territorio dell'abbazia, passa al capitolo lateranense e il capitolo lateranense concede questo luogo a due fraticelli che erano di regola agostiniana. Si chiamavano Andrea Casotti, che era originario di Munciafora, e Giovanni da Norcia. Questi due iniziano la costruzione di questo eremo che in quel momento venne dedicato alla Santa Croce e la festa si svolgeva proprio il 3 maggio. È proprio passata da qualche giorno e quindi ci andavano le processioni dei paesi intorno per onorare la Santa Croce. Ecco, ma cosa è successo? Che a un certo punto, nella metà dell'Ottocento, due pastorelli di Rocca Tamburo vedono a un certo punto come una luce all'interno di questo luogo e si avviano verso questo posto che era rimasto un po' abbandonato e vedono un'immagine della Madonna molto bella che veniva colpita dal sole. Ecco perché da allora in poi si chiama Madonna della Stella. Quindi adesso quello che una volta era il culto verso la Santa Croce si è trasformato nel culto verso la Madonna della Stella e durante tutto il mese di maggio a turno gli abitanti dei due comuni di Poggiodomo e di Cerreto vanno a fare il loro pellegrinaggio in questo luogo. Arrivano, fanno la messa, si portano il loro parroco, anche spesso c'è anche la banda musicale, eccetera, e poi finita la cerimonia si intrattengono a mangiare nei prati che ci sono sotto. Ecco, questa è ancora una tradizione molto viva che si svolge durante tutto il mese di maggio.